Salve a tutti gli amici di Tech Different, ben ritrovati con un nuovo podcast. Il podcast della settimana scorsa non è andato in onda in quanto ci stavamo preparando per il Mobile World Congress. È cominciato, come tutti sapete, domenica con delle presentazioni già importanti quali LG G5, Huawei MateBook e Galaxy S7 ed S7 Edge. Andiamo subito a parlare dell'ultimo dispositivo Samsung Galaxy S7 e S7 Edge. Abbiamo partecipato anche al live della presentazione ed abbiamo potuto toccarlo con mano anche a Milano, a Samsung District, come avete avuto modo di vedere sui nostri social network. E questo Samsung Galaxy S7 esteticamente non cambia più di tanto rispetto al predecessore. Il bordo della fotocamera posteriore è stato ribassato e poi abbiamo anche la cover che è leggermente ricurva ai lati per garantire un migliore grip. Per quanto riguarda i dispositivi, abbiamo rispettivamente display da 5,1 e 5,5 pollici QHD Super AMOLED, quindi risoluzione massima 2560x1440 pixel. Abbiamo processori che si differenziano in base al mercato, ovvero magari in Italia uscirà l'octa-core da 2,5 GHz oppure il quad-core da 2,1 GHz. Comunque avranno tutte e due 4 GB di RAM, memoria interna da 32-64 GB espandibile, Android 6.0 Marshmallow, fotocamera che è la vera novità, fotocamera posteriore da 12 megapixel con un'ottica focale 1,7 dual pixel. Cosa significa il dual pixel? Significa che quando si andrà a scattare una fotografia, tutti i pixel saranno messi a fuoco, mentre prima alcuni pixel erano destinati alla messa a fuoco dell'immagine, magari non del soggetto, ma magari dello sfondo che magari è in movimento e usciva un pochettino sfocata. In questo caso, invece, Samsung l'ha migliorata rendendo tutti i pixel che vadano appunto a lavorare sul focus, sul focalizzare, appunto, stabilizzare l'immagine. Abbiamo una batteria che è da 3000 mAh sull'S7, 3600 sull'S7 Edge, ricarica wireless veloce e la funzionalità che finalmente arriva anche sui Galaxy top gamma. Parliamo del display always on, display always on che permette di risparmiare batteria ovviamente e di portarci un attimino più in là con l'utilizzo senza ricaricare il dispositivo. Dispositivo che si appresta ad avere un prezzo di 729 € per l'S7 ed 829 € per l'S7 Edge. Novità, chi li preordina avrà in regalo il Gear VR per la realtà virtuale, sfruttare appieno questi due dispositivi anche con questa nuova frontiera della tecnologia della realtà virtuale. Abbiamo visto anche il MateBook di Huawei, passiamo subito ad un tablet che si appresta ad essere il diretto rivale di Surface Pro 4 e iPad Pro, anche se il prezzo è davvero eccessivo, la versione completa, quella top, viene a costare 1800 €, è una cosa, devo dire, per un tablet davvero allucinante. Personalmente preferirei prendere un Surface Pro 4, questo è un mio parere personale. Comunque, display da 12 pollici con risoluzione massima in QHD 2160x1440, la stessa del Surface Pro 3. Spessore molto interessante a 6,9 mm, gli ingressi sono ha un ingresso USB di tipo C, quindi reversibile, la batteria 4430 mAh, ovviamente monta un sistema operativo Windows 10 e la RAM è da 4,8 GB, il processore invece è un Intel di sesta generazione fino a 3,1 GHz. La memoria interna varia dai 128 GB del modello base, 512 non espandibile tramite SD.
La tastiera viene venduta separatamente, il pennino c'è un pennino incluso, però se volete potete acquistare separatamente a 69 euro la Mate Pen che ha funzionalità più dedicate rispetto al classico pennino. Il prezzo parte da 799 euro per il modello base con un processore M3 Intel M3 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, mentre se volete il top di gamma, appunto, dovete spendere 1.799 euro. Passiamo poi, torniamo agli smartphone, al primo smartphone modulare al mondo, ovvero LG G5, con un display da 5,3 pollici, QHD anche lui, 2560x1440 pixel, processore Snapdragon 820, e qui ci sarà da vedere come si comporterà, la RAM da 4 GB, memoria da 32 GB, espandibile tramite microSD fino a 2 TB, fotocamera posteriore 16 megapixel, anteriore da 8, Android Marshmallow, batteria removibile da 2800 mAh con il Magic Slot, ovvero lo slot modulare, che contiene una ulteriore batteria da 1200 mAh che ci permette appunto di prolungare la durata del dispositivo senza doverlo ricaricare. Anche il G5 ha la funzionalità del display Always On che permette un maggior risparmio energetico, con anche la ricarica veloce Qualcomm Quick Charge. Dispositivo che esteticamente, a vederlo in fotografia, non è il massimo, però ci ha assicurato il nostro Fabrizio Paoletti, che è il nostro inviato al Mobile World Congress, che è più bello visto dal vivo. Ovviamente ha anche il sensore per le impronte digitali sulla cover posteriore. Questo è il G5. Non vediamo l'ora di testarlo, ovviamente. Passiamo poi alla nuova serie X di Sony, Xperia, Sony Xperia Serie X, che ha introdotto questo dispositivo di fascia media, in quanto c'è già lo Z5 come top di gamma, che è eccezionale. Speriamo di avere modo di recensirlo il prima possibile. Anche questo, ovviamente, che ha queste caratteristiche: schermo da 5 pollici, Full HD. Poi abbiamo un processore Snapdragon 650 hexa-core con 3 GB di RAM, 32 GB di memoria interna o 64 per il modello dual SIM, con ovviamente espansione tramite microSD, fotocamera posteriore 23 megapixel e anteriore da 13 megapixel, davvero eccezionale fotocamera a quanto pare, batteria da 2620 mAh. Android anch'esso 6.0 Marshmallow e ovviamente compatibile con l'interazione con la PlayStation 4 tramite il PlayStation 4 Remote Play. Poi passiamo agli ultimi due dispositivi che abbiamo visto al Mobile World Congress, la presentazione, ovvero gli Alcatel Idol 4 e 4S. Hanno rispettivamente un display da 5,2 pollici Full HD 1920x1080, dunque per l'Idol 4, 5,5 pollici QHD AMOLED per il 4S, processore octa-core per l'Idol 4 a 1,7 GHz e 1,2 GHz, e invece octa-core per il 4S a 1,8 e 1,4 GHz, quindi leggermente superiore. La RAM in tutti e due i modelli 3 GB. Tutti e due i modelli ovviamente avranno Android Marshmallow, fotocamera posteriore per l'Idol 4 13 megapixel con registrazione video in Full HD, anteriore da 8 megapixel, memoria da 16 GB, espandibile e batteria da 2610 mAh. Invece l'Idol 4S avrà una fotocamera posteriore da 16 megapixel con registrazione video in 4K, e anteriore a 8 megapixel con registrazione video a 2K, batteria da 3000 mAh. Attendiamo anche questi dispositivi e non ho detto i prezzi, scusatemi. Partiamo dall'Idol, visto che stiamo parlando di loro. Idol 4 parte da 279 euro e 4S top di gamma arriva a 449 euro, quindi prezzi davvero abbordabili.
Per quanto riguarda la serie X di Sony, non si sanno ancora i prezzi, sappiamo solo che saranno disponibili nella colorazione bianco, nero, oro e rose gold, che ormai sta andando di moda, lanciato da Apple. Il G5, anche qui LG non ha rilasciato i prezzi ufficiali, pensiamo che si aggiri intorno ai 699 € come il suo predecessore. Mentre invece per i Galaxy S7 abbiamo un prezzo di 729 € e S7 Edge di 829 €. E come ho detto prima, mi sembra di averlo già detto, ho perso già la memoria. Vabbè, comunque, come ho detto prima, chi lo preordinerà avrà in omaggio il Gear VR. Bene, io direi di concludere qua questo podcast e vi rimando al nostro canale YouTube, ai nostri canali social dove troverete chicche, fotografie, magari qualche periscope direttamente dal Mobile World Congress. Ci appresteremo oggi e domani a toccare con mano e magari con più calma fare un video. Fare video dedicati riguardo a questi dispositivi che vi ho presentato in questo podcast, ma anche altri. Quindi restate con noi anche sul nostro canale YouTube. Vi ringrazio per la cortese attenzione, un saluto a tutti e alla prossima. Ciao!